Assessora Palmieri, venerdì sera vi è stato segnalato il caso di tacchino avariato e scaduto alla scuola Madonna Assunta di Bagnoli. Alle 7 di sera è arrivata dal Presidente del Consiglio d'Istituto della Madonna Assunta una segnalazione a noi e agli organi di stampa di questo grave e increscioso caso di cattiva qualità del servizio di refezione. Sono stati attivati immediatamente i controlli. I controlli ASL che sono intervenuti lunedì mattina sia presso la scuola, per ritirare le confezioni che normalmente ogni giorno vengono consegnate in più presso ciascuna scuola per verificare appunto la qualità, sia presso il centro di cottura della ditta di refezione, che è la ditta IP. L'ispezione dell'ASL, che è stata condotta congiuntamente con i carabinieri, che avevano ricevuto anche una controdenuncia da parte della ditta refezionante per eventuale suo danno, ha evidenziato una cosa interessante, che è bene ribadire subito. I lotti di fesa di tacchino che erano stati consegnati in tutte le scuole la mattina di venerdì, perché va detto che la ditta ha consegnato circa 7.500 buste di tacchino, quei lotti, i lotti consegnati, non corrispondevano al lotto, diciamo, della refezione, della busta incriminata, diciamo così. Non se n'è trovata traccia né all'interno della scuola, nelle confezioni campione che erano lì, né all'interno della ditta. Quindi risulterebbe essere questa busta una busta di provenienza diversa rispetto a quello che tutti i bambini, a quella fesa di tacchino che tutti i bambini hanno mangiato quella mattina nelle scuole delle quattro municipalità servite da AIP. Tutte le ditte che accedono alle nostre gare devono avere le certificazioni di qualità previste dalla normativa italiana ed europea. E tutti gli alimenti forniti devono essere tracciabili, tutti gli alimenti devono avere una provenienza certa e questo non lo prescriviamo noi come comune, ma lo prescrive la legge. Questa ditta che si è aggiudicata ora il lotto della decima municipalità era già nel precedente appalto la ditta che refezionava sulla prima e sulla nona municipalità. Noi negli ultimi anni, e questi sono dati che l'ASL ci fornisce, non abbiamo avuto nessun caso né di intossicazione né di anomalia grave che andasse segnalata. L'ASL interviene tutte le volte che le vengono fatte segnalazioni. E questi sono i dati estremamente confortanti che ci fornisce e che ci dicono che il sistema di refezione scolastico fornito dal Comune di Napoli è di alta qualità. Noi ringraziamo sempre i genitori quando ci segnalano anomalie o ci rivolgono critiche costruttive e quindi ben vengano tutte le segnalazioni dalle scuole come dai genitori. Separerei però, diciamo, questo caso dal dibattito che poi è continuamente aperto e sempre teniamo aperto con i comitati di genitori su altre questioni che possono riguardare la quantità del cibo, che possono riguardare la gradevolezza dei cibi forniti. Però sulla qualità non si scherza. Lì c'è la necessità di controlli oggettivi e di risultanze oggettive.